Allora, eccoci con un antico romano. Finalmente possiamo, non è più ufficiale come presidente, possiamo anche scherzarci un po' sopra. Un antico romano che però continua a frequentare Angaisa, perché è il past president, come direbbero. All'inizio avevo fatto anche una... Una volta si diceva l'ex presidente o il presidente emerito, adesso past president. Il nuovo presidente, ho detto che, visto che stavamo all'inizio, era l'antipast. Quindi prima... Diciamo che non ci assoldano in qualche spettacolo comico con queste battute. Va bene, ma prendersi troppo sul serio a volte anche... Allora Mauro, possiamo anche darci del tuo a questo punto, ce lo siamo ufficialmente. Allora, come sta andando avanti questa successione difficilissima a Mauro Dorisio? Guarda, non è assolutamente difficile e non è stata assolutamente traumatica, anche perché in seno ad Angaisa c'è sempre questa tradizione che il vicepresidente poi diventa presidente. Io ero nella condizione di non assolutamente potermi ricandidare, quindi non avevo nessuna possibilità di continuare ulteriormente. È stata una transizione morbida. Enrico Celin è persona di spessore, di grandi competenze, diverse dalle mie, perché lui ha un'estrazione più informatica, la mia è più commerciale, però in informatica io ero assolutamente scarso, e quindi ben venga una persona che porta più tecnicità nell'azienda. E allora che da questa analisi, non abbiamo da molto materiale da esaminare, però in queste prime settimane di presidenza di Celin, quale indirizzo sta andando Angaisa di Celin rispetto all'Angaisa di Odorizio? Come ti dicevo prima, l'Angaisa di Celin sicuramente sarà molto più rivolta a tutto il settore informatico. Quindi lui curerà, proprio per sua diciamo formazione, lui è un ex informatico, quindi è molto esperto. Diciamo, io, come tanti altri miei colleghi, l'informatica la subiamo, lui la crea, quindi è molto bravo su questo campo. Punterà molto su questi fattori, che sono molto importanti per le nostre aziende, e quindi sicuramente apporterà quel plus che probabilmente io ho portato di meno, e che invece ho curato magari più l'aspetto politico, l'aspetto gestionale, l'aspetto diciamo commerciale. Vedo molta gente oggi, sala piena, ma addirittura c'è la sala bis. Lei non lo sa, presidente, ma c'è ex presidente, ma c'è la sala bis anche, quindi voglio dire sold out assoluto per Angaisa. Iscritti erano 630, consideriamo che questa sala ne contiene circa 500 e che almeno 30-40 stavano nella sala bis, quindi il numero si è rivelato esatto, tant'è vero che pensiamo che le prossime volte, se vengono mantenute questi numeri, San Siro, queste cose, pensiamo anche Piazza San Pietro, anche, però bisogna vedere se c'è l'affaccio, ecco. Ci danno l'affaccio. E poi c'è da dire che Bellicini, se non sbaglio, ha detto che la recessione è passata, quindi è bastato cambiare il presidente di Angaisa, no? Eh certo, c'era evidentemente quello prima e portava sfortuna, anche perché scherzi a parte, è una buona notizia, no? Sì, no, ottima notizia. Io l'unica cosa è che mi sono preso diciamo 8 anni, i peggiori della nostra storia. Io ho dovuto parlare tante volte di numeri negativi, di recessione. Io spero che il mio successore finalmente potrà invece parlare di ripresa e consolidata e di progresso. Anche perché Mauro Dorisio è pure un imprenditore, quindi gli fa piacere pure a lui. Beh, naturale, siamo tutti nella stessa barca, quindi se l'Italia va bene, se l'Italia si progredisce, soprattutto il nostro settore riesce a progredire come si spera, anche perché dopo 8 anni non se ne può più, sono più che felice.